E torniamo ad occuparci del maltempo. Ancora una volta le forti mareggiate hanno colpito la costa ionica della provincia di Messina. Tanti i disagi, tanta paura per i passeggeri di un treno colpito in pieno da un'onda mentre transitava lungo il litorale taorminese. Ascoltiamo e vediamo le immagini. Un weekend da dimenticare, quello appena trascorso per la Riviera Ionica, così come ampiamente annunciato dai meteorologi e Protezione Civile, l'intero litorale è stato colpito da violente mareggiate che hanno devastato i lungomari. Lo scenario è quello di sempre: sabbie e detriti sul manto stradale e danni ingenti. A parte i danni, c'è da dire che la mareggiata di ieri è stata anche uno spettacolo da vedere, come solo la natura riesce ad essere. Tanti, infatti, coraggiosi curiosi che hanno sfidato il vento e le alte onde per filmare, fotografare o semplicemente ammirare la forza del mare. Spettacolare e allarmante allo stesso tempo la scena che Armando Vincenzo Vinciguerra, taorminese fotoreporter per passione, è riuscito a documentare. La costa taorminese sferzata dalla mareggiata e un convoglio ferroviario in transito colpito da un'onda. Per fortuna per i passeggeri solo tanta paura, ma nessuna conseguenza. L'episodio documentato ripropone però la necessità di affrontare la discussione sullo spostamento del tracciato ferroviario. Per lunghi tratti la linea costeggia il mare e ad ogni mareggiata i disagi e, come abbiamo visto, anche i rischi sono notevoli. Non c'è invece stato l'atteso nubifragio che ha tenuto per 48 ore con il fiato sospeso l'intero comprensorio. Molti sindaci avevano deciso per la chiusura delle scuole sabato pensando al peggio, ma per fortuna la forte perturbazione annunciata questa volta ha risparmiato la Riviera Ionica. Le condizioni meteorologiche adesso sembrano destinate a migliorare già dalle prossime ore.